non c'era questo pericolo in realtà, perché noi volevamo raccontare la sceneggiatura, l'abbiamo scritta insieme con Andrea Purgatori e Jim Carrington, ma è stata molto molto meticolosa in tutti i fatti, le cose successe, abbiamo incontrato un sacco di persone, però il ritratto che volevamo fare, quello che avevamo capito anche, era che lui era un ragazzo assolutamente normale al quale piaceva fare il mestiere del giornalista, che voleva fare bene, non voleva fare il giornalista impiegato, ma voleva fare il giornalista che sembrava in certi casi quasi essere una colpa. Ma era un ragazzo che gli piacevano le ragazze, usciva, cioè, allenava una squadra di pallavolo femminile, c'era cioè una radio, c'era cioè un amico che aveva dei problemi di droga, era uno che viveva la vita, la viveva bene, era allegro, era molto allegro. Io, tutte le fotografie che ho visto, in quasi tutte ride, sorride, è pieno di solarità. E quindi era quello il ritratto che volevamo fare, il rischio di fare il santino, fare la vittima designata non ci ha sfiorato, anzi, perché doveva, il problema era come fare un bel film sapendo già come va a finire, e allora l'abbiamo dichiarato dall'inizio mettendo una voce fuori campo, la sua voce, che dice: certo, se avessi saputo che tra 5 minuti mi avrebbero ammazzato, non so se avrei ascoltato proprio quella canzone, però forse sì, chissà. Sai che appunto uno degli aspetti che il film tocca è c'era la consapevolezza di Siani di essere appunto questa vittima designata, che c'era davvero un pericolo così drammatico, così tragico? No, lui dalle lettere, io ho letto le lettere, tutte le lettere che aveva scritto alla fidanzata fino alla fine, e non c'era questa sensazione. Lui parlava di una cosa di un articolo che avrebbe voluto scrivere, ma forse ne avrebbe fatto addirittura un libro su delle cose che aveva scoperto, che potevano essere molto importanti, quindi, però non è che avesse la percezione che potesse succedersi qualcosa, questo non è successo. Lui però è stato un morto che cammina per circa un anno. Noi il film l'abbiamo raccontato in 3-4 mesi, l'ultima estate, quando fosse l'ultima estate, ma in realtà la decisione di ucciderlo era venuta un bel po' prima, perché era successo che in Nuvoletta, che erano i capi clan lì della zona, avevano fatto, dicevano, questo era il motivo per cui è stato ucciso Siani, avevano fatto arrestare Giunta che stava nel loro territorio, e allora loro dicevano: ma come, noi facciamo arrestare uno che è amico nostro, cose, che come si permette questo di scrivere questa cosa? In realtà a lui questa cosa gliel'aveva soffiata un capitano dei carabinieri che gli aveva detto che essendo stato catturato in quel territorio lì di Nuvoletta probabilmente, ma non gliel'aveva detto esplicitamente, lui però l'ha scritto e la sua colpa è stata quella. Quelli hanno detto: ma ci fa fare la figura degli infami che facciamo catturare uno, un amico nostro, quindi bisogna eliminarlo. Solo che Giunta, che nel frattempo era in galera, perché è stato arrestato tutto, per 7 volte ha detto di no. Lui non voleva che Siani fosse ucciso, non perché per ragioni umanitarie, ma perché probabilmente se l'avessero ucciso l'avrebbero attribuito a lui questo delitto, perché sarebbe avvenuto lì a Torre Annunziata. Ma nel frattempo Siani è stato spostato da Torre Annunziata a Napoli, e lui alla fine disse: sì, va bene, si può fare, basta che non si fa a Torre Annunziata, ma si fa a Napoli così. Infatti ci sono voluti 11 anni prima di arrivare a una. La verità. Senti, può sembrare strano il titolo, Forte Pace. Perché Forte Pace? Beh, perché Forte Pace tanto è scritto male, no? Dovrebbe essere scritto a pace. Forte Pace è un po' scritto alla napoletana per dare l'idea di un posto assediato, un posto assediato dalla Camorra, perché è vero che c'è il sindaco fatto da Fantastichini, benissimo. Che in una tempesta di nuvole, di sabbia, di pioggia, sta lì in questa piazza, anche in mezzo a dei fischi della gente per bene che contesta certe cose, però dice: noi siamo contro la Camorra, questo non è Forte Pace, come per dire, questo non è il posto di cui qualcuno scrive, Siani ha scritto che questo posto qui è come Forte Pace, no, noi siamo molto meglio, non è così. È un bel titolo, secondo me, però invece me l'hanno rimproverato perché non si capisce bene. Infatti De Laurentiis, Aurelio, mi diceva: ma che è Forte Pasca? Ma che è? Perché non si capisce?
Qualcuno potrebbe pensare magari a un tuo inserimento nel filone western, qualcosa di questo genere. Mi piacerebbe fare western. Piacerebbe fare un western, allora qualcuno può raccogliere questa idea.